Bene, nuovamente buongiorno dal campo sportivo dallo stadio comunale bianco di Gallipoli. La nostra diretta può cominciare in questo momento con la prima gara inaugurale, con ben 28 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Problemi burocratici per lo Zenit, il Lucerna, che non ha avuto quindi la prontezza di fornire dei documenti regolare al 100%, quindi ci sono stati un po' di problemi. Tra l'altro un documento era stato dimenticato in camera da parte di uno dei genitori, quindi c'è stata la necessità di andare a recuperare proprio questo documento. Il trofeo Carnevale di Gallipoli, prova a giocare lateralmente, può rientrare con il destro Lang, l'uscita bassa da parte di Quadri a mettere fuori il pallone, deviazione, non è finita, Pinoni regalato palla, attenzione sul versante destro con Kasper, va la conclusione alta sopra la traversa di pochissimo. Calcio d'angolo quindi per la squadra del Prosesto. Ci va quindi numero 4 Battistella, anzi lascia la battuta al compagno Orlando. In area di rigore sale ovviamente Stefanoni con Maglione, anche il numero 3 De Paoli. Soltanto 4 uomini però assieme a Draz, pallone dentro, mette fuori, invece no! Quasi sfiorata l'autorete, c'è il gol del vantaggio, proprio Stefanoni porta in vantaggio la squadra del Prosesto quando siamo circa al 18esimo circa del primo tempo. È un tripudio qui allo Stadio Bianco perché il Prosesto sigla il gol che vale lo 0-1. Prova la conclusione, adesso la deviazione, rimane lì il pallone fuori, incredibile il Prosesto tra l'errore da fuori area, adesso prova ad entrare, la deviazione ancora fuori, sbaglia il controllo definitivo, sprecato un pallone importantissimo. Diciamo l'ultimo di una lunga serie. Pallone ancora in area, eccolo qui la possibilità per il Lucerna. Conclusione e arriva finalmente il gol per il Lucerna, che riesce ad agguantare il pareggio quando siamo alla metà del secondo tempo. Lo aveva meritato questo gol, c'è da dirlo veramente in maniera franca, perché nel secondo tempo stava facendo molto molto bene con delle uscite importanti, molto blando, con dei passaggi un po' sbagliati. Però adesso la possibilità del Lucerna di arrivare a tu per tu con il portiere, la buona parata da parte di Comi, rimane lì il pallone, riesce a sventare questa conclusione l'estremo difensore della squadra italiana in maglia blu, deviazione che poi arriva con il tocco sicuro, ancora un pallone regalato al Lucerna. Finisce così il secondo tempo, 1-1, quindi Prosesto guadagna il primo punto di questa 10ª edizione del trofeo Carnevale di Gallipoli. Chiudiamo il collegamento quindi per questa prima diretta, tra pochissimo Ostia Mare contro Nick Bari.